bentornato nel mio canale YouTube. Sono molto felice di vederti, ti auguro una buona giornata oggi. E qual è il tuo segno? Oggi è sabato 14 agosto 2021. Paolo Fox Oroscopo. Oroscopo Acquario. Giornata azzurra, tutta viaggio. Viaggio, l'obiettivo della vostra vita, che intendete come un percorso più o meno accidentato tra persone, ambienti, situazioni diverse, insomma un trekking lungo 100 anni attraverso il pianeta. Immaginate il Cammino di Santiago, la Via Francigena, quella della seta, e tutti gli altri percorsi più o meno noti che vi vengono in mente. Ogni momento è buono per una tappa, per ficcanasare in qualche villaggio, inspirare il profumo di qualche bosco, incontrare qualche lupo o qualche cappuccetto rosso da salvare. Cielo perfetto per questo cammino simbolico, allegoria del viaggio nella vita e nell'anima. Una ricerca del bello d'oro dunque, che oggi vi vede tra i favoriti, con la luna d'aria in trigono Giove nel vostro segno e sole che, nonostante l'opposizione, funge da far nei preliminari del cammino, dicendovi sempre e comunque la verità. Che non sarà un viaggio sempre facile, sia in senso simbolico che reale, lo ribadisce Plutone in 12ª casa, ma le difficoltà, gli imprevisti, sono sempre fondamentali per temprare il carattere piacevoli quando, una volta superati, si possono raccontare agli amici. Appagamento dei sentimenti in amore, nella coppia si stabilizza il rapporto e insorge una collaborazione, anche in campo economico, come un'attività, un commercio. Unione vantaggiosa non solo dal punto di vista sentimentale. Buone prospettive economiche per la coppia. Incontri a sorpresa con ex partner, o persone che potrebbero anche crearci imbarazzo. I single particolarmente potrebbero incontrare persone a loro care con le quali si riannodano i rapporti. Oggi potreste incorrere in qualche contraddizione di troppo che vi sta vicino e vi vuole bene ma il sopporterebbe, conquistatevi la fiducia delle persone che vi vogliono bene. È l'unico modo per tenersele care. Facilitazioni. Avrai l'occasione di guadagnare di più del solito. Spensieratezza, ottimismo e tanta fortuna. Poca voglia di lavorare. Pigrizia e stanchezza vi assaliranno, rimediate dedicandovi a qualcosa di piacevole e di meno stressante. Meglio guardare avanti piuttosto che girarsi continuamente a guardare qualche errore che avete commesso in passato. Metteteci tutte le energie necessarie per ricominciare da zero. Al lavoro, nuove opportunità vi permetteranno di fare progetti a lunga scadenza. Evitate di strapazzarvi troppo e di dedicare più ore al riposo notturno. Fai attenzione agli improvvisi sbalzi di temperatura. Copriti bene contro il freddo. Potrai decidere di traslocare. Cambiamenti positivi nel domestico. Disappunto e sconcerto vi prenderanno la mano. Cercate di restare nel vostro abituale equilibrio perché vicino a voi c'è qualcuno pronto ad approfittare del vostro stato d'animo e mettervi in difficoltà. La distrazione in amore potrebbe costarvi delle seccature che mal sopportereste, dunque ponete immediatamente rimedio dedicando più tempo ed energie alla vita amorosa. Ottime opportunità ti arriveranno da situazioni insolite. Creatività. Molto bene qualsiasi cambiamento. Fai cose nuove. Usa metodi diversi. Non abbiate troppe pretese dal partner o da un amico, non potete pretendere che questi vi capiscano sempre e comunque, in una relazione ci vuole impegno da entrambe le parti. In questa giornata dovreste ascoltare un po' di più il vostro istinto, piuttosto che dare retta a ciò che la gente vi dice. In questa giornata non siate troppo accurati nel controllo e nelle vostre mansioni lavorative. Ultimamente la vostra abituale spigliatezza nel campo degli affari potrebbe apparire fuori luogo agli occhi di qualcuno che conta e questo potrebbe provocare qualche malinteso. Una giornata di pieno agosto scandita da notevoli positività astrali. La luna in bilancia compone una vera e propria danza perfetta per lasciarvi partecipare, da protagonisti, a un gran ballo dove vi riuscirete a divertire un mondo. Sarà una giornata frizzantina anche grazie alla luna favorevole che vi protegge. Questo vi aiuterà parecchio a livello sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, siete in attesa di novità. Dall'autunno potrete prendervi delle belle soddisfazioni.
Bella questa luna per gli acquario che possono avere qualcosa in più dall'amore. Sul lavoro, siete sempre in attesa di novità. Avete bisogno di sfogarvi un po'. Prendetevi un momento per voi. Un'ora oppure qualche ora e cercate di non pensare a nulla che vi possa creare ansia o che possa in qualche modo destabilizzarvi. Ci sono situazioni che non potete prevedere, altre che invece, anche se previste, non cambierebbero di una virgola, quindi agitarsi prima del tempo non ha senso, né si rivelerebbe essere una buona idea. Questo è addirittura super con la luna d'aria in trigono al vostro segno e all'esimo inquilino Giove che, nonostante l'opposizione con il sole, è sempre più brillante e vitaiolo. Sue le promesse di incontri fatali e di viaggi stratosferici, solo Plutone in dodicesima casa vi ricorda che non tutto è oro quel che luccica, sappiate calibrare il passo e non esagerare come il dell'Olimpo a volte vi spinge a fare. Amore ed Eros, innamoratissimi, stavolta ci siete cascati anche voi, catturati da una persona semplice, calda e sincera. Nonostante la diversità, i vostri caratteri si amalgamano a meraviglia, specie se alcuni punti base vengono rispettati, ideali condivisi, amore per il viaggio, desiderio continuo di ricerca e di scoperta. Sì, stavolta avete proprio trovato la vostra mezza mela, la metà del medaglione spezzato dalle dita del destino in due parti affinché non ci fossero dubbi. Bisognava ricomporlo per ritrovare l'unità. Giove nel vostro segno vi infonde espansione affettiva con la vostra dolce metà. Fate solo attenzione a non suscitare inconsapevolmente gelosie nella persona che avete accanto con il vostro comportamento troppo spigliato, socializzante, capace di creare l'armonia nei gruppi e negli ambienti più disparati. L'esplosivo Sole Leone e un vivace Urano infatti dal segno possessivo del Toro possono darvi in questo senso qualche lieve fastidio. Tenete il timone dell'equilibrio, specie se siete nati tra il 21 e il 28 di gennaio. Successi strepitosi per tutte le signore single del segno che nascono a febbraio. Lavoro e denaro, viaggio, che altro lavoro potreste immaginare se non quello di studiare itinerari, informarvi su tutte le chicche d'arte e di archeologia locali, fare il pieno di dritti di ogni genere, dai trasporti alla cucina, affinché tutto nella vostra vacanza risulti perfetto. Sarà un itinerario indimenticabile, con tanti complimenti da chi vi accompagna in questo viaggio beneficiando del vostro spirito d'avventura e della vostra preparazione culturale. Un poco di tempo ancora e vedrete che la carriera decollerà senza troppa fatica. Dopo parecchi mesi di grossi sacrifici, anche le finanze avranno un boom inaspettato. Tanti film che scoprono assonanze con il vostro segno dell'acquario, molti hanno argomento sociale. Altri ancora argomento di liberazione dei diritti civili. Si pensi a Indovina chi viene a cena? E a Filadelfia. Si guardino, inoltre a questo proposito, i relativamente recenti Mollygt, la vita di Adele. Infine nel filone sociale ricordiamo il classico, politico, Novecento, poi ancora Avatar, quindi il celebre Air dove si cantava la splendida canzone Aquarius. Benessere, sotto il sole cocente gli occhi bruciano un po' ma si può rimediare facilmente con un collirio alla camomilla o al fiordaliso. Anche i piedi possono risultare doloranti, ma qui la colpa è delle scarpe, come in amore, anche con le calzature bisogna saper scegliere. Se non hai già un diario dei sogni, è ora di iniziare. Quello che vediamo nei nostri sogni è spesso un messaggio diretto dall'inconscio sulle nuove strade che dobbiamo prendere. Se ti mostrano esercizi da fare, non trascurarli. Per lei, altro che controcorrente, oggi seguite l'iter adottato da milioni di persone, tutti quelli che non sono potuti partire prima o sono già rientrati dalla vacanza ufficiale, ma che vanno a festeggiare il long weekend di Ferragosto con una bella mangiata da qualche parte, a casa di amici, parenti, conoscenti. Insomma, un déjà vu, ma piacevole. Per lui, sotto l'ombrellone ci state volentieri anche da soli, o meglio, in compagnia dei vostri adorati libri, di natura così varia che sembrate aver svaligiato qualche libreria, dalla guida turistica al romanzo d'evasione, fino al dossier socio-politico. Colore delle emozioni, giallo zafferano. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 7.
benessere, 9. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.